sia ora che tu vada a dormire. Meglio se torna a casa. Devo dire che sono proprio carina. Se i miei denti con impegno lavero, domattina il mondo io sorriderò. Questo cuscino non è molto comodo. Lo farò diventare di nuovo soffice! Dove è finito il mio cuscino? Non lo vedo!
animali selvaggi. Perché spaventate il mio cuscino? Potete aiutarmi a riportarlo nel mio letto? Stai fermo qui, non scappare via. Vado a lavarmi i denti e torno. A chi la sera i suoi denti laverà, al mattino il mondo poi sorriderà. Oh, che giornata! Tutti dormono o si stanno per addormentare? Non credi che dovrei addormentarmi anch'io? Lo sai, io divento buonissima quando mi addormento nel mio lettino. Dormi, dormi, nessuno ti disturberà. Dormi, sogna, pace e tranquillità. Orso! Orso! Sono andata a letto, ma non ho lavato i denti! Orso! Mi dai un po' d'acqua, per favore? Ecco fatto! Adesso posso addormentarmi! Per dindirindina! E ora cosa succede? Scusa, ma non è colpa mia! Questo cuscino è troppo sottile! È troppo sottile e anche pieno di bozzi! Orso! Sto morendo di freddo. Questa coperta è leggera e non mi tiene caldo. Che posso farci? Il materasso è troppo duro. Ne metti un altro? Spento, guardavo i cartoni. Vuoi dormire fino a primavera? Va bene, come vuoi tu. Sì, però adesso come faccio ad addormentarmi? Perché non mi insegni? Fammi vedere come ti addormenti e ti copio. Quello che intendevo. Adesso so come ci si addormenta. Questo è un metodo perfetto, un metodo scientifico e sicuro. Una pecora, un'altra pecora, e ancora una, e ancora un'altra. Perché non mettiamo i numeri alle pecore? Sarebbe più facile. Io le ho contate, ma non mi ricordo quante sono. Evviva! Orso! Le pecore possono essere di colore diverso. Evviva! Dormi, dormi, dormi tu. Sogna, sogna il cielo blu. Mentre il lupo allerta sta e a svegliarti proverà. Tutta notte proverà, tutta notte ballerà. Ninna, nanna, ninna. Vai, 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 vai. Al ritmo della musica. Vai, 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 vai. Dormi, sogna, dormi, dai. Oh,
Dolci sogni tu farai. Dormi, dormi, dormi tu. Sogna, sogna il cielo blu. Mentre il lupo sveglierà tutta quanta la città. Ballano intorno a me il lupo con le pecore. Ninna, nonna, ninna. Cresce questa musica. Ninna, nonna, ninna. Qui nessuno dormirà. Dormi, dormi, dormi tu. Sogna, sogna il cielo blu. Mentre il lupo allerta sta e a svegliarti proverà. Balla, balla insieme a noi e scatenati se vuoi. Ninna, nonna, ninna. Orso, con tutti questi numeri non ci capisco più niente. Faceva addormentare. Sembra che stia funzionando. Orso! Oh! Ma non ha alcun senso. Dai, orso, svegliati! Dai, orso, svegliati! Oh? Questo carione l'ha fatto addormentare.
ci picchia. Anche Ursa si è addormentata. Hai visto? Tu invece sei birbante e non vuoi dormire. A dormire. Ops. Corri subito a cercare aiuto. Aspetta, orso, fermati. Così potresti cadere. Di farti male! Non importa, tanto ne avrò dei nuovi.
cosa me ne faccio di questi? Così non va, non va affatto bene. Mi dispiace per voi, ma è arrivata l'ora di salutarci. Prima vado a dormire e prima mi sveglierò domattina. Non vedo l'ora di scartare tutti i miei regali di Natale. In silenzio la sua magia. Anche un ricordo triste o felice rimane indietro o vola via. Mi guarda intorno, qualcuno mi chiama, c'è una sorpresa tutta per me. È la mia bambola, ma com'è strana, sembra diversa, chissà perché. Vivendo nel presente, tutto è divertente. Il passato ed il futuro siamo noi. I miei amici veri, gli amici più sinceri. Il futuro che si avvicina, il tempo corre sempre di più. I miei ricordi più belli raduna come le stelle nel cielo lassù. Vivendo nel presente, tutto è divertente. Il passato ed il futuro siamo noi. I miei amici veri, gli amici più sinceri. Il più bel regalo è stare insieme a voi. Siete i miei vecchi amici, i miei giocattoli preferiti. Non vi lascerò per nessun motivo, ve lo prometto. Niente e nessuno prenderà il vostro posto. Resto comunque una brava bambina.
buongiorno a te. La 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 la. Cosa? Orso, di nuovo il porridge? Guarda, ci sono tutti i grumetti. No, 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 no. La pellicina del latte, beh. La zuppa a colazione? Oh. Orso, tu non sai proprio un bel niente di cosa piace ai bambini. E il tuo porridge è pieno di grumi. Vado dai vicini. I nostri cari vicini hanno sempre qualcosa di appetitoso a casa. Non è saporita. Non è dolce. Questa non mi piace. Non c'è niente che mi piaccia qui. Ciao, ciao! Buongiorno a te, buongiorno a te. Dove sono le cose buone? Ah. È troppo aspra. Sono troppo amari. No. Questa pigna è impossibile da mangiare. Avete tutti e due la bocca piena. Assaggiarlo. Dov'è la mia piccolina? Dove sarà finita la mia Rosy? Questa ghianda ha lo stesso sapore di una gomma. Uova sode. Voglio qualcosa di squisito. Scommetto che voi due avete qualcosa di appetitoso nascosto da qualche parte. Basta solo cercare con attenzione. L'ha trovato! Lupetti, Lupetti, aspettate un momento. Lupetti, fermi, c'è... Guardate che c'è questo. Fermi, smettetela, aspettate.
aprirla, c'è la linguetta! Non sembra appetitoso. Uffa, uffa. Oh, povera me. Non vedi che ho una fame da lupi? Che cos'è? Che profumino appetitoso! Il porridge! Ah. È da leccarsi i baffi! Delizioso! Questi grumetti.
pancino ha tanta fame. Perché devo fare colazione. Lo so, ma se vuoi mangiare un pesce devi prima riempire il mio pancino. Perché si arrabbia? Non è colpa mia se voglio qualcosa di dolce. Qualcosa di dolce, nessuno mi fermerà. Sì! Adesso è il momento di raccogliere un po' di frutta. Ora assaggiamo com'è. È buonissima! Thank you.
vita sarà più dolce. Arrivo con il treno del mattino. Tua cugina Dasha. Per favore, non fare tardi. Tutto io. Visto? Sembriamo proprio due gemelle. Non vedo l'ora di presentarti a tutti.
Lui è il mio piccolino. Lei è la mia cugina Dasha. Oh, è felicissimo di fare la tua conoscenza. Oh, c'è un altro che sarà felicissimo di conoscerti. Orso, vieni, c'è una persona speciale. Orso. Aspetta qui, vado a cercarlo, torno subito. Orso. Fa come se fosse a casa tua. Io torno subito. Resta qui, voglio presentarti una persona. Peloso. Orso, ti presento la mia cuginetta Dasha. Visto Dasha, Orso non si regge in piedi dalla felicità. Ha ha ha!
nessuno qui? Dove siete finiti? C'è qualcuno giù nel pozzo? A casa. Ah!
C'è. Cosa? Che bello, finalmente è Natale. Oh, mi sa che Orso dorme ancora. Oh, devo correre a svegliarlo. Tu vorresti stare a casa, niente ospiti, perché il Natale è tutto tuo, pace e tranquillità. Sarà bello festeggiare, nessuno ti può disturbare, è un momento di magia che non vuole né compagnia. Mancano tutte le decorazioni. Ora sono davvero felice. Trascorrerò il più bel Natale del mondo. Perché questa sera vieni in fretta ed il giorno porta via, scopri allora che il Natale è più bello in compagnia. Ah, che bello, siete svegli. State decorando l'albero. Aspettate un attimo. No, questo non si può mangiare. Andrà benissimo per voi. Vi auguro buon Natale. Sì, anche loro sono svegli. Buon Natale anche a voi. Oh. No, non vi dirò che cosa serve. Ehi voi! Guardate quanto sono felice e quanto sono allegra! Però sono esausta. Posso fare un'altra magia! Bibidi, bobidi, abracadabra e voilà! Thank you.
possiamo salvare quest'albero. La tristezza presto passa, se i tuoi amici sono con te, e un sorriso ti raggiunge, non ti chiedere perché. Evviva, evviva! Tanti auguri di buon Natale! Ce n'è un'altra! Orso, guarda, guarda! C'è Babbo Natale! Oppla! Dunque, dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono clicchiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!